Allora, mister Pisano, una vittoria voluta, cercata, non tanto per la determinazione con cui avete giocato oggi qui a Soverato, fa bene al morale della squadra per il buon proseguo del campionato? Sicuramente, fa bene al morale, poi è servito a provare qualche giocata, qualche schema su calcio piazzato, perché siccome non abbiamo modo di provarle durante la settimana, c'è stata l'occasione oggi. E per qualcuno che ha giocato pure meno. Come vede questa squadra che da poco lei ha preso le redini, diciamo? Stiamo cercando di lavorare, io sono 2 settimane, stiamo cercando di lavorare per far capire al più presto possibile le mie idee di gioco ai ragazzi che si sono messi comunque a disposizione dal primo giorno, però adesso dobbiamo cominciare a far punti. Quindi una settimana di tranquillità adesso, ecco, e poi impostiamo il gioco per il proseguo del campionato. Sì, una settimana di tranquillità che ti permette di lavorare meglio, perché quando si vince si lavora sempre meglio, pure i giocatori stessi se devono fare un allungo in più te lo fanno col sorriso, a differenza di quando ci sono sconfitte che fanno sempre male. Allora Presidente, è una partita che purtroppo non dà spazio a determinazione, non dà spazio a commenti, forse in qualche occasione la sua squadra poteva affondare di più, ma la determinazione del Chiaravalle ha determinato questa sconfitta. Sì, vai, ma purtroppo non possiamo pretendere, perché sono tutti ragazzi, in settimana ci saranno delle novità, prenderemo 3-4 di esperienza e dopo vedremo... il seguito, ma io ai miei ragazzi non gli posso dire nulla, anzi hanno combattuto fino alla fine, anzi gli devo dire solo grazie che hanno fatto quello che hanno dovuto fare. Quindi con una buona panchina per il prossimo futuro, con un'altra squadra, altri ragazzi che possono venire per incrementare il gioco, speriamo di ottenere buoni risultati. Sì, ma noi in settimana già avremo 3-4 nuovi che verranno ad aumentare questo gruppo, che sono tutti ragazzi, e speriamo che ce la mandi bene. Certo.